Questo è un kit embossing che si utilizza per diverse creazioni. In questo caso io l'ho utilizzato per decorare il nostro biglietto di auguri qua. Per quanto riguarda il lato, eccolo qua, sulla parte diciamo rossa, questo è oro, color oro, non lo vedete dal cessole, non si nota da questa inquadratura, ma vediamo se riesco un attimo con la luce, perché poi l'ho utilizzato anche per creare effetti. Vediamo, cuoricino in realtà è oro, ecco qua, lo vedete che brilla, e qua e là, ecco anche qua la calza, la parte superiore, ho creato dei piccoli effetti con questo oro. Come si utilizza questo materiale? Allora, intanto diciamo subito, è composto da un soffiatore, questo soffiatore di aria calda elettrico, per cui va utilizzato con le precauzioni necessarie. Dopodiché abbiamo questo prodotto, che è il liquido che serve per pulire i tamponi. Vi dico che i tamponi comunque li potete pulire naturalmente anche in altro modo, ma comunque fa parte della confezione. Abbiamo questi 9 tamponi d'inchiostro nei vari colori, la polvere da embossing. Qui nella confezione troviamo l'oro, troviamo l'argento e questo bianco e trasparente. Dopodiché abbiamo i nostri timbri, sono 6 timbri, uno è disperso. Sono tutti questi a soggetto natalizi, vanno bene tutti i timbri che avete naturalmente. Nella confezione troviamo anche delle mascherine da stencil con le lettere e i numeri. Questa penna, questa specie di pennarello, è molto interessante perché ci consente di creare scritte, ed è appunto quello che ho utilizzato io, e piccoli motivi, personalizzare biglietti augurali o quant'altro, e andiamo a fare la scritta. Mentre ancora bagnata, versiamo sopra, io ho utilizzato l'oro, la polvere dorata, che poi recuperiamo immediatamente rimettendola nel nostro barattolino, poi col soffiatore d'aria, andiamo a passarlo sopra, rimanendo una distanza più o meno di mezzo centimetro, muovendolo, ma comunque poi appena lo utilizzate vedrete che è una cosa semplicissima, e otterremo il risultato voluto, in questo caso oro, potrebbe essere argento, potrebbe essere qualsiasi altro colore, e quindi ecco il nostro biglietto.